Allora, avevi fatto un gran gol e forse il peccato per il Rimini è che poco dopo si è arrivato il pari, un po' troppo presto è arrivato il pari dell'Imolese. Sì, purtroppo a volte ho la sensazione che quando andiamo in vantaggio ci aspettiamo solo che passi il tempo, quindi dovevamo fare qualcosa in più, perché poi venivamo da una partita di sabato scorso dove ci siamo fatti rimontare di 2 gol, quindi oggi l'attenzione doveva essere più alta. E sicuramente anche loro hanno trovato un bel gol, però secondo me potevamo fare di più, soprattutto anche dopo quando sono rimasti in 10, altrimenti non, cioè, non si vince mai. Ci racconti il tuo di gol, perché è stato molto molto bello. Sì, sono rientrato, perché poi mi hanno chiuso col raddoppio, ma mi hanno chiuso il sinistro, e sono rientrato, ho calciato in porta e è entrata. Come giudichi alla fine questo 1-1 finale? Perché, insomma, anche alla luce di quanto è accaduto sugli altri campi. No, io sugli altri risultati non l'ho guardati, però penso La Fermana ha che vinto e la la Recanatese Recanatese ha ha pareggiato a Reggio Emilia. pareggiato. No, comunque io penso che prima di guardare gli altri dobbiamo vincere una partita, perché poi comunque gli altri fanno il loro percorso, ma se tu vinci possono fare quello che vogliono. Secondo me la partita l'avevamo indirizzata bene, cioè, abbiamo perso 4 punti in 2 partite, secondo me. Poi quando viene su questi campi non è mai facile, perché comunque sono squadre che si devono salvare. Però potevi fare di più, quindi il rammarico ce lo portiamo indietro da sabato e io pensavo che oggi comunque riuscivamo a tirare fuori quel qualcosa in più, soprattutto quando siamo ripassati in vantaggio, ma poi così non è stato. Sul piano del gioco, rispetto però alla partita con la Reggiana, qualcosina in meno oggi avete fatto vedere, nel senso che è stato un Rimini un po' più confusionario. Sì, comunque sapevamo che era una partita diversa, che comunque loro non ti davano modo di pressarli alti e magari di fare qualche ripartenza più. Appena provavi a pressare un po', buttavano questa palla lunga e era una partita diversa, un po' più sulle seconde palle rispetto a quella della Reggiana. Però l'avevamo preparata così, nel senso sapevamo che sarebbe stata una partita diversa. Ma al di là di quello, secondo me dovevamo fare qualcosa in più su. Forse sul piano mentale, non so, dell'atteggiamento in alcune occasioni.